Allora, innanzitutto grazie a Rinascita Digitale per questa opportunità, per questo appuntamento molto importante, come è stato detto prima, e anche perché ci permette di contribuire a noi di Starting For, insieme a tante altre persone, tante altre organizzazioni, di scambiarci un po' di informazioni, di idee, di suggerimenti, in modo da essere proprio generativi in queste giornate. In questo periodo. Io mi chiamo Marco Girolami, appunto, sono un esperto di marketing territoriale. Ho seguito moltissime attività sul campo in tutta Italia, piccoli borghi, città, cammini, percorsi. E vedo nel turismo e nello sviluppo del territorio con una forte idea di innovazione sociale una grande opportunità di rilancio di economia e di benessere per tutto il paese. E insieme ad alcuni colleghi abbiamo sentito lunedì mattina Maria Paola Lacaria e ieri mattina Claudio De Montenuto, insieme ad altri poi professionisti, siamo un team che si chiama Starting For e questo è un po' il nostro brand statement che ci tengo a sottolineare e introdurre in apertura perché riporta alcune delle parole chiave che poi userò nel mio racconto, nella nostra chiacchierata. Quindi noi cerchiamo di aiutare aziende e destinazioni, quindi in realtà le persone che lavorano sui territori e per fare in modo che possano accogliere al meglio le persone che vanno sui territori per ottenere ricavi, ma anche benessere e qualità della vita in un'ottica complessiva, in un'ottica partecipata, che sarà un po' una delle parole chiave del mio racconto. Usiamo quattro parole chiave: la prima è presenza, la seconda è sistema, la terza è percorso e la quarta è impatto. Questi sono quattro principi ispiratori del nostro modo di lavorare, ma anche un po' del nostro modo di essere, perché pensiamo che per avere un impatto duraturo di lungo periodo in un sistema bisogna ragionare con le persone, avendo una presenza costante, interagendo con il luogo e avendo chiaro fin dall'inizio che è un percorso, che è un processo. Non esistono scorciatoie, non esistono soluzioni facili. Come diceva bene ieri mattina Claudio, se trovate una soluzione già pronta vuol dire che non era fatta per voi, era già stata fatta per qualcun altro. Quindi, soprattutto per chi come noi e come molti di voi, che ringrazio tutti per essere qui da tutta Italia, veramente un'esperienza fantastica. Sappiamo quante differenze, quante specificità, quante dinamiche particolari ci sono di territorio in territorio, perché ci sono storie diverse, evidentemente, e persone diverse. Proprio mentre partiva Rinascita Digitale, come Starting For stavamo facendo una riflessione su come contribuire a questo periodo, a questa complessità che stiamo vivendo. E ci siamo detti, back to the basics, torniamo ai fondamentali. Questa è una grande opportunità, nella fatica evidentemente, nella difficoltà, ma un'opportunità per tornare un po' ai mattoni principali, agli ingredienti, anzi, per usare la metafora culinaria che spesso utilizziamo, gli ingredienti base per fare benessere, quindi business, relazioni, reti e quant'altro. Quindi abbiamo lavorato intorno all'idea di solidità. Maria Paola, lunedì mattina alle 9, andate a rivedere il video e la testimonianza, ha sviluppato questo concetto in ambito personale e interpersonale, perché le persone sono il motore tutto alla fin fine. Ieri Claudio, sempre alle 9 del mattino, e ci piace aprire le giornate, ha sviluppato il concetto di solidità a livello di impresa, enucleando i cinque elementi chiave per un'impresa solida e che riesca a navigare a vista nel senso più nobile del termine, quindi una capacità di controllo, ma anche con una capacità di prospettiva. E io oggi parlerò di territori, di destinazioni e del ruolo cruciale che deve avere la comunità, la
quindi tutte le persone che vivono in un luogo, nell'ambito di una scelta innanzitutto e poi di un percorso di sviluppo turistico, scelta come opzione di creazione di valore per un territorio. Quindi i nostri tre interventi evidentemente erano pensati in modo correlato e collegato. Oggi vediamo un contributo che si dipana in tre momenti, cercando di rispondere a queste domande con grande umiltà, perché siamo in una trasformazione che dire che abbiamo compreso è ancora fuori luogo. Come ripenseremo la nostra offerta turistica? Anzi, come possiamo ripensarla fin da subito? Questo è uno dei principi di rinascita digitale e di altri ambiti e piattaforme di scambio fondamentali in questi momenti. Quindi oggi cosa possiamo fare per ripensarci, per reinventarci? Perché probabilmente alcune cose che abbiamo fatto, molte, fino a ieri, non andranno più bene. E quindi come la nostra offerta può cambiare, può evolversi, mentre ci abituiamo, cerchiamo di comprendere le evoluzioni che ci stanno intorno. E tutto questo in chiave sostenibile, che è un principio chiave del nostro lavoro, di cui tutti parliamo da 40-50 anni, noi lavoriamo da un po' meno effettivamente, ma che non sempre viene effettivamente praticato. Quindi sempre più vogliamo uscire dall'idea di sostenibilità un po' mitologica che si è diffusa negli ultimi anni, e invece dobbiamo andare nel concreto, assolutamente nel concreto. Tre passi per questo nostro scambio di pensiero. Qualche riflessione, oserei dire azzardo, su quello che forse potrebbe essere il turismo prossimo venturo. Poi un ragionamento specifico sull'idea di comunità destinazione. E poi anche alcune conclusioni e poi facciamo un dibattito di una decina di minuti cercando di interagire e di rispondere alle vostre suggestioni e alle vostre osservazioni. Allora, partiamo con qualche riflessione sul turismo. Sono uscite alcune ricerche negli ultimi giorni, tutte molto interessanti, ma che hanno spesso una concezione di fondo che, ahimè, non sono sicuro sia più valida. Cioè, si chiedono quando torneremo allo status quo ante, cioè a quando torneremo che a come torneremo un bel giorno, speriamo nel breve. E io non credo che torneremo allo status quo. Stiamo vivendo una trasformazione che impatta su di noi come persone e vedremo un po' anche qualche elemento, come dire, profondo di cui magari ancora non siamo consapevoli e che cambierà il nostro processo di scelta nel turismo, ma anche in generale. Cambieranno alcune dinamiche sociali, relazionali, la famosa distanza sociale. Sta cambiando anche l'ambiente, nel bene o nel male, però vedere i pesci a Venezia ci fa pensare che qualcosa prima non andava bene. Vedere, la natura riappropriarsi di spazi appena sono abbandonati dall'uomo significa che l'equilibrio precedente era un po', non equilibrato. Abbiamo immaginato tre scenari di riferimento, li vediamo brevemente e con semplicità. Un'idea di ripartenza nel breve, una nel medio lungo e poi quello che abbiamo chiamato il mondo fisarmonica. Ripartenza nel breve significa che o per realtà, cioè che veramente sarà possibile tra un mese, due mesi, far ripartire la macchina in generale, poi anche quella del turismo, e quindi vivremo un intervallo, un periodo in cui tanti settori, tra cui il nostro in modo particolare e profondissimo, si sono bloccati e poi in realtà ricominceremo verso una traiettoria che ci dovrebbe riportare più o meno nella dinamica precedente, come è successo in altri momenti di crisi, in altri momenti di discontinuità.
11 settembre, SARS 2008, crisi economica, sono tutti stati dei balzi che poi sono stati recuperati sia nell'economia in generale, forse quello del 2008 la crisi economico-finanziaria non ancora del tutto, comunque non in modo equamente distribuito, ma dal punto di vista del turismo a livello globale, ovviamente, non per singoli territori, e considerando tutti i settori, tutte le tipologie turistiche messe insieme, non la singola tipologia, però poi si è tornati ai livelli precedenti. E questo ci sembra oggi uno scenario ottimistico e probabilmente poco plausibile, perché già sono state non solo prorogate alcune restrizioni, ma il caso della Cina mostra che dove sono ripartite le prime attività lavorative, appena ci sono stati dei casi conclamati, accertati di ripresa del virus, si è dovuti tornare indietro. C'è poi un'idea di ripartenza nel medio-lungo periodo, quindi vuol dire che avremo un periodo di vita a chilometro zero, o dentro le nostre case o comunque negli spazi di prossimità. E questo sarà devastante per il turismo, ma molto interessante per tutti quei territori che hanno l'opportunità di creare in sé, come già stanno facendo molte città nel mondo e anche un po' in Italia, forse Milano, soprattutto grazie all'Expo di qualche anno fa, questi territori, queste località che hanno l'opportunità di dare soddisfazione a una molteplicità di bisogni, quindi non solo a quello lavorativo, ma anche quello esperienziale, quello del divertimento, quello della cultura, quello della scoperta, quello della natura. Infatti la foto che abbiamo visto prima, Singapore, mostra uno degli esempi in cui la città ha portato un nuovo modello di natura e di vivere la natura all'interno del territorio urbano. Quindi città sempre più capaci di offrire l'insieme delle necessità per la persona. Il terzo scenario, e accelero, è il mondo a fisarmonica. Quindi un mondo in cui ogni territorio avrà l'opportunità di ripartire appena le condizioni saranno favorevoli, ma poi probabilmente dovrà essere pronto a richiudersi non appena ci saranno dei segnali di rischio in termini di pandemia e di sistema sanitario. E questo potrà avvenire, questo accendersi e spegnersi, a livello di continenti, a livello di paesi, a livello di regioni, a livello di età, quindi magari con grande cautela e attenzione per la terza età, che avrà l'opportunità di liberarsi più tardi, o a livello anche di merceologie, di settori economici, quindi il turismo probabilmente sarà tra gli ultimi a ripartire e tra i primi a richiudersi, perché è acceleratore di rischio, e mentre tutti i settori strategici saranno gli ultimi a chiudere e i primi a essere accelerati. E questi tre mondi sono, questi tre scenari, chiamiamoli così, scenari, sono tre, come dire, opzioni, ma ce ne possono essere molte altre. Ma qual è il punto? Come ci ha raccontato Maria Paola lunedì mattina, non torneremo comunque più nella situazione precedente, perché stanno cambiando i nostri fondamentali. Cioè, noi come persone, come percezione, come rischio, come sensazione del pericolo e le nostre relazioni. Quindi se cambiamo i fondamentali, gli scenari potranno assomigliare a qualcosa di precedente, ma non sarà mai assolutamente lo stesso. E va detta un'altra cosa, che queste riflessioni, questi tre scenari, come li abbiamo chiamati, si basano sull'idea che stiamo stravolgendo i fattori di ieri, mentre in realtà di sicuro ci saranno nuovi fattori che non vediamo, che non conosciamo. Fattori che già stanno mandando, come si chiamano, segnali sottili, segnali deboli, e che magari qualcuno già riesce a vedere. Jeremy Rifkin 2 giorni fa ha già scritto: la globalizzazione è morta e sepolta, e la distanza sociale sarà il nuovo standard. Ecco, questo non può non impattare totalmente sulla nostra vita, oltre che sul nostro settore. Come cambieremo? Dal punto di vista economico abbiamo di sicuro degli effetti
per ciascuno di noi. Avremo minore capacità di spesa, perché stiamo guadagnando meno, non c'è nulla da dire. Avremo minore disponibilità di tempo, perché stiamo consumando ferie per chi è in una struttura organizzata, per chi è indipendente, perché stiamo adesso magari investendo tempo in formazione e poi non è detto che avremo l'opportunità di fare viaggi e turismo. La nostra priorità sarà diversa forse tra qualche mese, sarà quella di generare reddito e solo con risparmio del reddito potremo accedere al consumo turistico. Quindi questi sono elementi un po' preoccupanti per quanto riguarda poi l'elasticità della nostra ripresa. Quando ripartirà il sistema non è detto che ripartirà subito il turismo, se non quello business, se le condizioni lo permetteranno. Avremo però una grande voglia di socialità, una grande voglia di ricominciare, una concezione diversa della paura e della prudenza, e avremo probabilmente una dinamica personale tra la voglia di essere rassicurati, oltre che la voglia di provare sensazioni trasformanti, come le chiamava anche ieri Claudio. Quindi avremo dei valori differenti e anche una differenza nel riconoscere le cose necessarie dalle cose superflue. Questo non credo per tutti assolutamente, ma di sicuro per alcuni di noi. Quindi cambierà la nostra idea di sicurezza, cambierà la nostra idea di quello che un territorio deve potermi offrire per essere per me un'opzione di scelta, quindi le precondizioni, non occorre che sia attrattivo, ma deve essere sicuro, sicuro in una nuova ottica. In una nuova ottica che forse avrà qualche contaminazione da una prossemica un po' differente, cioè avremo un'idea di differente, di distanza e di nostro rapporto con lo spazio e di nostro rapporto con gli altri. La pressione antropica probabilmente per un po' di tempo ci farà più paura del solito, quindi non credo che, parlo per me, non avrò per molto tempo voglia di andare in un posto particolarmente affollato, per essere molto chiari, molto semplici. Probabilmente avremo una preferenza per luoghi vicini e con un dibattito interiore tra quello che è la trasformazione e la rassicurazione. Potremo quindi definire una nuova idea di capacità di carico. La domanda non sarà più quante persone possono esserci in un museo o in una spiaggia o in un borgo perché la qualità della visita sia sufficientemente positiva, alta, ma sarà quante persone io sono disposto ad accettare come persona per sentirmi al sicuro, perché questo potrebbe essere un elemento di rischio. Quindi, per tutti quei luoghi che avranno l'opportunità di offrire elementi di prossimità, elementi attrattivi anche all'aperto, elementi che possano unire l'esperienza sul campo all'esperienza a casa, quindi un ibrido fisico e digitale, o l'opportunità di esperienze brevi ma in tempi diversi, quindi con una logica frammentata. Ecco, questi sono luoghi, a parte appunto le nostre città, come accennavo prima, i nostri paesi, sono luoghi che potrebbero avere un'opportunità in questa fase, quindi località medio-piccole, cammini, aree interne, borghi e così via. Qual è il punto critico, che elemento che ci porta direttamente poi al tema di destinazione comunità, è che questi territori che probabilmente possono godere di un'opportunità in questa situazione, sempre che ci siano le precondizioni e sempre che noi abbiamo l'opportunità di interpretare e capire come i nuovi fattori interverranno sul processo di scelta delle persone, ecco, il punto critico è che questi sono proprio i luoghi spesso fragili. Quindi il tema della sostenibilità diventerà, speriamo ancora una volta, non solo centrale, ma anche praticato. E andiamo dritti nella seconda parte del mio racconto, andando proprio nel cuore del tema comunità-destinazione. E in questi quattro ambiti abbiamo cercato di inserire una serie di riflessioni che non sono, come dire, perfettamente sequenziali di tutto un processo piuttosto correlato e connesso, però ci sembrava bello evidenziare queste quattro idee forti, questi quattro pilastri: identità, visione di futuro, approccio sistemico e poi
piano di azione, perché se le cose poi non accadono, vuol dire che sono state solo parole. Identità, punto chiave. Allora, se non si parte dalla identità locale, non stiamo immaginando, costruendo o producendo, tra virgolette, una esperienza, una proposta veramente sostenibile. Cos'è che fa l'identità di un luogo? In modo molto semplice e veloce anche. Quindi le persone, le loro storie, le risorse locali, materiali, immateriali, culturali, ambientali e quant'altro. La cosa interessante, anche personalmente molto bella per chi come noi fa questo lavoro, un po' di progettazione e sviluppo territoriale, è proprio cercare di scoprire quella che è la connessione tra il luogo, tra l'anima del territorio e quelle che poi possono diventare esperienze offerte da offrire sul mercato. Ma se non partiamo da una rispettosa conoscenza dell'identità locale, non stiamo facendo un buon lavoro. Vuol dire che stiamo violando un principio di sostenibilità, che è quella evidentemente sociale. Quando si fa la conoscenza sul territorio, non è la stessa fase di quando si fa travel design, perché non tutto, assolutamente, non tutto quello che noi scopriamo sul territorio deve diventare turismo. Ci mancherebbe altro. Il turismo è un'opzione, si dice spesso, e come tale va trattato. Quindi non dobbiamo mai dimenticarci che ci sono elementi che definiscono l'identità locale che, se la comunità non è d'accordo, non devono diventare prodotto turistico. Oppure lo possono diventare con garbo, cautela e attenzione. Noi tutti abbiamo in testa la sostenibilità ambientale, ma c'è quella sociale anzitutto e poi anche quella economica, perché le cose devono stare in piedi. E solo con queste tre riflessioni sempre accese possiamo avere una creazione di un prodotto veramente sostenibile. Com'è che si fa un lavoro per cercare di capire, di cogliere gli elementi distintivi di un'identità locale? Ci sono alcuni strumenti, ne accenniamo solo alcuni, che poi hanno in sé evidentemente tecniche e pratiche molto profonde. Una cosa che si fa spesso è la mappa di comunità, quindi si lavora sul campo insieme a tutte le persone coinvolgibili, anche chi non lavorerà o non lavora nel turismo, e si cercano di cogliere quelli che sono i luoghi, i segni, le storie, le memorie che definiscono un territorio. E così si capisce anche la scala di importanza e le relazioni tra questi elementi nella prospettiva della popolazione locale, non nella prospettiva del turista, che evidentemente è interessante, ma che deve venire dopo. Facciamo spesso workshop tematici, workshop di gruppo, incontri mirati, interviste specifiche anche con singole persone, perché sul territorio spesso nei workshop, nelle riunioni, non tutti dicono quello che pensano, perché ci sono sempre delle gerarchie, delle gelosie, delle dinamiche locali che bisogna saper cogliere istantaneamente, e poi ci sono delle persone che vanno intervistate in modo libero e parallelo, in modo da avere un insieme di sensazioni, di informazioni più ampie possibile. E l'aspetto che mi piace ricordare è che un modo per capire l'identità è vivere nei luoghi insieme alle persone che ci vivono, quindi socialità. Decisivo per respirare quella che è veramente l'atmosfera e la dinamica locale, al di là delle carte, al di là delle riunioni formali. Il punto chiave quindi è che l'identità è un fattore di coesione della comunità e anche potenzialmente una sorgente, è una parola molto potente, di esperienze che possono essere, speriamo, trasformanti per un tipo di turista che abbiamo scelto o che sceglieremo, come ci ha spiegato ieri Claudio De Montemuto. Visione di futuro. Il secondo passaggio fondamentale per questo nostro cammino.
Creare visione di futuro condivisa è necessario, ma è una fatica tremenda. Ed è per questo che questo passaggio, insieme al terzo, che è il passaggio sistemico, in genere non si fa o si fa poco, perché è fatica. Perché il turismo è un'opzione che trasforma la società, può trasformare il territorio, può trasformare le risorse ambientali, le risorse culturali, e tutti, in modo diretto o indiretto, ne avranno un impatto. E quindi è fondamentale condividere questa scelta. Questa è una scelta, quella di dire, ok, qual è la visione di futuro che il nostro territorio ci dà? E caspita, il turismo è spesso un'opzione molto importante, molto interessante, soprattutto per quei territori che sono bisognosi di sviluppo economico, perché i legami comunitari fanno identità e tengono insieme una società. Però è l'economia che la mantiene, quindi è evidente che il turismo, soprattutto negli ultimi 20-25 anni, è diventato un'opzione privilegiata per tantissimi luoghi, ahimè proprio per quelli deboli, che tra l'altro sono quelli a cui accennavo prima, che possono essere anche molto, come dire, non dico avvantaggiati, ma possono cogliere l'opportunità delle trasformazioni che forse potrebbero concretizzarsi, quindi quei luoghi che abbiamo chiamato rarefatti, borghi, paesi e quant'altro. Però qui torna l'idea di sostenibilità. Quindi, se da un lato abbiamo un'opportunità per questo tipo di realtà, dall'altro lato dobbiamo stare doppiamente attenti che l'opzione di fare sviluppo turistico non vada a danneggiare l'identità locale. E quindi una visione comune è fondamentale in ogni progettazione seria, il che non vuol dire non decidere, non vuol dire non trovare una gerarchia, vuol dire semplicemente avere l'opportunità di comprendere la molteplicità degli interessi, la molteplicità delle forze in gioco. E poi evidentemente ci deve essere una modalità di governance che definisce le azioni poi da fare. Tutti subiamo esternalità negative, quelle evidenti sono l'inquinamento, il rumore, le emissioni, quant'altro, però ce ne sono molte altre, anche semplicemente una coda o l'aumento dei prezzi o il fatto che spariscono le case di proprietà e diventano case per affitti brevi e quindi vuol dire aumento del prezzo medio, quindi vuol dire pressione su tutte le dinamiche produttive, sui prodotti non gastronomici, inflazione importata si chiama, spesso il turismo genera un'accelerazione dei prezzi. E queste esternalità vanno su tutti, anche su chi non lavora nel turismo. Quindi per simmetria, ancora una volta, è corretto che tutte le voci possano partecipare alla progettazione. Come dicevo, fare coprogettazione, progettazione partecipata non è semplice, non è neanche economico, ma è faticoso. Però è fondamentale per avere consapevolezza e avere soprattutto, e questo viene spesso ignorato, la disponibilità di tutti a lavorare poi per il bene comune, per l'obiettivo comune. Perché tutti hanno avuto l'opportunità di partecipare al progetto e quindi è più probabile che poi si possano liberare le energie comuni e le forze comuni. Questo assicura l'opportunità anche di avere impatti di lungo periodo, quindi lasciare un segno vero. Va solo ricordato che fare solo turismo è sempre un rischio, quindi tutte le monoeconomie sono un pericolo, il turismo è un'economia di sistema, si dice, quindi deve innestarsi e accelerare e essere accelerato da altre opportunità. I territori con solo turismo sono territori a rischio e questo ne è un periodo che, ahinoi, lascerà i segni di tutto questo. Per noi il turismo, lo sviluppo turistico è una grande opportunità di fare benessere per tutti. Quindi uniamo sempre nel nostro modello di lavoro sviluppo economico con innovazione sociale. O si crea valore per tutti o ancora una volta c'è qualcosa che non va. Strumenti, laboratori aperti, mappare gli elementi dell'identità, mappare i bisogni, tutte le aspettative, lavorare su scenari. Spesso lavorare su scenari serve anche a capire
le reali forze, serve anche ad andare un po' più a fondo nelle vere opportunità che abbiamo. Avere un piano B per me è sempre molto importante perché è il primo modo per mettere in discussione il piano A. Quindi lavorare su un piano B ha un effetto duplice, non solo si ha un piano B, ma si immaginano gli elementi di stress del piano A. Se il piano A salta, lo sviluppo turistico, ok, cosa resta? Se turismo tutto per l'extra alberghiero o è tutto sull'active, ok, se mancano le condizioni meteorologiche per fare active, qual è il piano B? Cosa succede? Un elemento interessante per fare visione di futuro è non partire dall'esistente, perché a volte partire da quello che abbiamo sul tavolo ci limita nell'immaginazione, nel pensiero, ma è partire da quello che desideriamo. Qual è l'immagine di futuro che abbiamo? E poi a ritroso capire le precondizioni, le azioni, le risorse di cui abbiamo bisogno. Quindi visione di futuro, se non è di comunità e non crea valore per tutti, non è una proposta sostenibile. Visione di futuro, probabilmente tante delle nostre proposte di valore andranno reinventate. Approccio sistemico. Questo è un aspetto molto molto importante e spesso trascurato perché è faticoso, come dicevo prima. Quindi, molto velocemente, siamo tutti abituati a ragionare su un sistema classico che viene dagli anni 80, se non ricordo male, pubblica amministrazione, imprese, comunità locale e turisti. Beh, oggi la realtà è molto più complessa, ci sono singoli che hanno un grande peso, una grande importanza a livello locale, ci sono comitati, associazioni, terzo settore, gruppi informali e questi sono nuove espressioni della comunità locale e degli interessi locali. Abbiamo piattaforme globali, mondiali, che però impattano fino sotto casa e quindi tutti i nostri modelli sono saltati. Abbiamo compagnie enormi che hanno il PIL, hanno un fatturato che equivale al PIL di qualche piccola nazione. Quindi questi soggetti ci cambiano le carte in tavola dalla sera alla mattina e i nostri modelli possono entrare in crisi. Abbiamo nuove forme aggregative, rete di impresa, si diceva anche ieri, e così via. Soprattutto se consideriamo una delle tantissime evoluzioni dell'aspetto viaggiatori, del sistema turistico, quindi degli ospiti, prevale sempre più l'elemento di motivazione. E quindi è sempre più interessante chiedersi perché una persona viaggia e perché dovrebbe venire sul nostro territorio e non perché amano una tipologia di territorio o una destinazione specifica, ma perché le persone si muovono e cosa soddisfano venendo sulla nostra destinazione. Devo accelerare. L'approccio sistemico ha un aspetto fondamentale per mettere in equilibrio, lavorare insieme e competere. Quindi la famosa competizione, un po' siamo alleati e un po' siamo competitori, ma questo è evidente. Però è dentro il sistema che si sviluppano queste dinamiche. Gestiremo nel sistema tutte le esternalità, avremo l'opportunità forse di essere più solidi dentro le turbolenze. Il sistema garantisce o cerca di garantire un marketing coerente, e qui rimando a quello che ha detto ieri Claudio, senza perdere un secondo. Il sistema ci dà l'opportunità di essere più efficaci e più efficienti perché potremo specializzarci per funzioni. Chi fa l'accoglienza deve essere coerente con chi fa l'extraalberghiero, deve essere coerente con chi fa l'alberghiero, che deve essere coerente con i servizi aggiuntivi e così via. Quindi serve un ambito di regia per rendere efficace e efficiente tutto questo. Il sistema può garantire standard e qualità e quindi un valore replicabile per utenti analoghi, che accresca il valore della destinazione complessiva. Il sistema garantisce che i servizi singoli possano essere consumati a livello complessivo e quindi che ci sia l'opportunità di creare un valore maggiore e superiore rispetto ai singoli ingredienti. Ieri si faceva la metafora della torta, una cosa è proporre una torta, una cosa è proporre i singoli ingredienti e a livello sistemico gli ingredienti diventano torta. E poi ovviamente diventiamo più importanti, collaborando e lavorando insieme, si può avere una massa critica e un'attrattività più significativa. E
E il sistema garantisce anche un'idea di posizionamento condiviso, come si diceva ieri. Avere tutti le stesse parole, essere coerenti nel far restare nella testa del nostro viaggiatore chi siamo e cosa possiamo fare per lui. Un'idea di strumento logico per passare da progettazione condivisa a gestione condivisa, quindi visione di futuro è progettare, poi invece il sistema deve garantire una gestione comune. Dobbiamo superare un'idea che il turista è un viaggiatore, che è un viaggiatore nobile, poi anche un cittadino temporaneo. Tutto giusto, però il turismo sostenibile permette uno scambio di valore alla pari. Se dentro i valori ci sono anche i soldi, ci mancherebbe altro, fa bene. Ma il territorio e il sistema locale può garantire quell'esperienza, quella trasformazione per cui il turista è disposto a pagare. Quindi cittadino temporaneo va bene, ma possiamo essere ancora di più sulla stessa barca, come si dice oggi. La comunità a cui dobbiamo pensare noi è sempre più allargata, cioè anche il turista, anche il viaggiatore deve partecipare in qualche modo alla coprogettazione e deve essere scelto in quest'ottica. E sull'idea di scegliere il target, anche qui rimando all'intervento di ieri. In sintesi, approccio sistemico: o abbiamo la consapevolezza che abbiamo un destino comune, oppure stiamo perdendo qualche elemento. Velocemente, sul piano di azione, rivediamo i valori di partenza di ogni piano di azione ispirato al nostro racconto, quindi il modello partecipativo e aperto. La sostenibilità è un principio di fondo, fondamentale la fiducia e l'empatia per tutte le relazioni e con tutti gli attori in gioco, se possibile. E su questo ancora rimando a Maria Paola lunedì mattina, l'idea di fiducia, l'idea di empatia è alla base di ogni modello relazionale, figurarsi nel turismo, che vuol dire persone con persone e persone con territori. Lavoriamo insieme agli altri, bisogna lavorare insieme agli altri, aggregarsi, allearsi. E dobbiamo avere l'opportunità, dentro il piano di azione come effetto del lavoro sistemico, lo spazio per creare una convergenza tra i miei obiettivi personali come operatore pubblico, come operatore privato e gli obiettivi comuni. Se saltiamo questo passaggio, prima o poi il meccanismo si inceppa. A livello progettuale, rimando a una serie di articoli che stiamo scrivendo su startingfor.it. Però evidentemente ci rifacciamo a tutti gli strumenti di progettazione classica e anche un po' evoluta, quindi li vediamo dopo, ma partire da obiettivi chiari, misurabili soprattutto. Tutto quello che può essere misurato va bene, ci sono cose che non possono essere misurate, non importa, l'importante è esserne consapevoli. Bisogna avere chiarezza di ruoli, di compiti, di risorse, di tempi, di chi fa e soprattutto di chi controlla. Bisogna avere un percorso chiaro dalle risorse ai mercati. E mi permetto di ribadire in questo passaggio che avere delle risorse non significa avere un prodotto, avere un prodotto non significa avere un'offerta, e avere un'offerta non significa vendere. E quindi questo è un passaggio spesso dimenticato e che tutti diamo per scontato, invece avere delle cose non significa fare turismo. Tutto va sempre presidiato e migliorato in continuo. Dobbiamo avere un orientamento agli obiettivi e mi permetto di sottolineare un passaggio chiave. Spesso quando facciamo progettazione e sviluppo locale mettiamo insieme dei blocchi logici con delle frecce in mezzo e quindi diamo per scontato che se facciamo un'azione poi accada qualcosa ed è proprio lì che si sbaglia spesso. Dobbiamo fare grande, grande, grande attenzione ai meccanismi causali, al perché se faccio questo tipo di marketing devo aspettarmi questo tipo di risposta dal mercato, perché se faccio dei bed and breakfast devo aspettarmi questo tipo di risposta dal mercato e così via. Ovviamente pianificare non significa essere rigidi, significa avere una rotta. Poi arrivano le tempeste e bisogna navigare a vista, come abbiamo visto. Però la pianificazione assicura il cercare insieme un orizzonte, no, comune mentre navighiamo a vista e i piani possono essere anche cambiati e ci mancherebbe altro, però senza piani è difficile lavorare.
Andiamo verso le conclusioni. Abbiamo visto che cambiano le persone, quindi cambia il lavoro. Se cambia il lavoro, cambia il tempo libero, e se cambia il tempo libero, cambierà anche la vacanza. E questo vale sempre. Figuriamoci in questo momento in cui sta cambiando tutto e stanno cambiando proprio i nostri modi di sentire il rapporto con gli altri e il rapporto con i luoghi. Quindi aspettiamoci dei cambiamenti. Ci sono cambiamenti che appunto per ora non vediamo. Alcuni li abbiamo immaginati, ma altri ci arriveranno in testa. Dobbiamo essere agili, ecco il senso nobile di navigare a vista. Dobbiamo essere pronti a alcune opportunità, perché avremo delle sensibilità differenti, avremo una nuova concezione probabilmente dello spazio, della distanza, del tempo. Il tempo di vacanza potrebbe essere sempre meno continuo e più frammentato, oppure con parti delle esperienze sul territorio e parti delle esperienze a casa. Lunedì si faceva l'esempio con un intervento della degustazione enogastronomica a distanza, quindi magari a casa si assaggia, si prova, si gusta e si discute tutti insieme su Zoom, su Teams, su quello che volete, e in cantina, visita virtuale, accompagnati dal sommelier o dal produttore, e quindi uniamo, un esempio che non è turismo in senso stretto, ma va in quella direzione, un esempio di esperienza ibrida, una parte in casa, una parte sul territorio. Il prodotto può viaggiare, almeno quando non possiamo viaggiare noi. Sarà interessante vedere come cambieranno le recensioni. Fino a 3 settimane fa eravamo tutti a ragionare come farsi mettere una recensione positiva in 3 mosse, e adesso vediamo un po' come cambierà anche questo tipo di raccolta di informazioni e di paragone, perché sarà un segno di come riscaleranno le nostre priorità, le nostre sensibilità. Come abbiamo detto, potrebbe esserci un grande spazio per pratiche lente, per pratiche autentiche. Ecco, c'è chi dice che l'economia dell'autentico sia già in crisi o in calo, mettiamola così, negli ultimi anni. Questa invece potrebbe essere un'occasione in cui l'economia dell'autentico mantiene ancora un suo ruolo, perdura come offerta possibile, anche magari in forme diverse, in forme ibride. Si parla già da un po' di mini avventure, di mini esperienze, e probabilmente, quindi nello spazio e nel tempo, e probabilmente la crisi, quindi la trasformazione che stiamo vivendo, ci porterà a poter affinare e raffinare offerte di questo tipo. Magari appunto in spazi rarefatti, in spazi in cui la nostra nuova idea di prossemica potrebbe avere una soddisfazione. Quindi opportunità per località minori, con grande attenzione, come si diceva prima, alla sostenibilità. Proprio perché minori sono probabilmente fragili o hanno una capacità di carico oggettiva e o soggettiva molto particolare, molto bassa. E quindi è ovvio che se passiamo da tutti in spiaggia a rovinare un attrattore di quel tipo a tutti nell'entroterra, è comunque qualche impatto negativo ci sarà. Quindi anche qui avremo elementi di attenzione. È ovvio che queste riflessioni poi, ci mancherebbe altro, non varranno per tutti. Appena sarà possibile, molti di voi torneranno ad avere pratiche simili a prima. Invece noi possiamo approfittare per ripensare una costruzione anche di offerte in modo totale, cioè andando veramente oltre il mito della sostenibilità e cercando di praticarla veramente, partendo, come si diceva prima, dall'identità, dalle persone, dai luoghi, altrimenti ricorreremo un rischio che abbiamo già visto in tanti anni. E come si diceva prima, il turismo o è di sistema o crea rischio, crea fragilità. Quindi sviluppo turistico insieme ad altri elementi e non da solo.
dove il turismo era l'unica economia, alla prima turbolenza, alla prima tempesta, vicina o lontana, ci sono stati poi dei elementi veramente di rischio, di ripercussioni vere poi sui sistemi produttivi, sulle persone, su tutta la società. Seconde conclusioni, fiducia. Prepariamoci da ora, quindi bellissima questa opportunità di rinascita digitale. A noi fa piacere moltissimo contribuire, ma anche ascoltare. È uno scambio continuo, quindi è bello poter restituire valore e contenuti dopo averne anche ascoltati di altri. E un modo per capire, o almeno per cercare di immaginare il futuro, è scambiarsi idee e opinioni. Difficile cogliere da soli, bisogna avere una mente molto fine per cogliere da soli segnali deboli o non forti, mentre lavorando con gli altri, confrontandosi con gli altri, anche soprattutto di altri settori, di altre persone con altre sensibilità, persone con altre visioni del mondo, ci aiutano a capire un po' alla volta quello che potrebbe accadere. Ecco, la difficoltà di questi mesi, perché parliamo ancora di molti mesi, secondo noi, sarà quella proprio di avere la capacità di navigare a vista, nel senso nobile, come si diceva prima, controllo, stare in plancia, evitare le onde più difficili o affrontarle nel modo corretto e intanto cercare, o meglio, creare insieme a livello territoriale, a livello di paese, di regione, di nazione e così via, l'orizzonte nuovo, speriamo molto sostenibile. Della nostra nuova proposta economica, nel nostro caso turistica, evidentemente, diversa e ibrida e sostenibile. Risorse e riferimenti, alcuni contributi diversi e complementari rispetto a quelle che hanno mostrato Claudio De Montenuto ieri e Maria Paola Laccaria lunedì. Sono alcuni libri, secondo me, fondamentali per chi fa il nostro mestiere, il nostro percorso. Mi permetto di segnalare, solo per maggiore chiarezza, che nel nostro sito è in corso un percorso di riflessione che abbiamo chiamato Turismo 0.0, Ritorno all'essenza, che è stato per noi la base di partenza di questi interventi. E lì, con più dettaglio, un po' di informazioni aggiuntive, ci sono un po' gli elementi di cui abbiamo parlato in questi giorni. E il terzo ambito come dire, di riferimento utile per quanto ci riguarda è lavorare insieme e lavorare sul campo. Ecco, questa è la sorgente primaria dell'esperienza e del lavoro comune. Abbiamo condiviso di dare disponibilità gratuite in questi giorni per chi volesse contattarci. Questa è la nostra email, sia operatori pubblici sia operatori privati, e possiamo avere dei momenti di scambio, dei momenti di confronto, proprio per sostenere, per dare il nostro contributo a sostenere un settore per noi così bello e fondamentale per il paese, ma ahi noi tra i più colpiti dal punto di vista economico. Per me è stato un grandissimo piacere passare questa oretta insieme, questi miei riferimenti, e sono a disposizione per questi ultimi minuti per qualche scambio di idee. Vi ringrazio molto. È stato un piacere nostro. Adesso leggo le domande che sono arrivate nel mentre e magari te le pongo se voglia ancora 10 minuti. Mi senti? Molto bene. Ok. Stefania chiede, dice: buongiorno, secondo lei a seguito di questa emergenza sanitaria potrebbe esserci un maggior sviluppo di turismo outdoor, come ad esempio campeggio o escursioni di piccoli gruppi nella natura? Secondo me sì, con le attenzioni dette prima, quindi io sono piuttosto confidente che ci sarà una voglia di outdoor molto importante, una voglia di esperienza all'aria aperta, una voglia di natura, una voglia di pratica sportiva, tutto dipende dalle precondizioni, quindi se potremo farlo con
attenzione alla densità umana, per capirsi, o se potremmo farlo liberamente, allora vuol dire che siamo già in un mondo, non possiamo dire normale, ma come dicono ormai tutti, una nuova normalità in un mondo a fisarmonica o in un mondo stabilizzato. Quindi secondo me sì, di sicuro è un ambito interessante, anzi credo che sarà tra i più interessanti. Claudia invece ti chiede, cosa ne pensi dell'importanza della sostenibilità nell'ambito hotellerie di lusso? È possibile? Come? Ha qualche esempio da darci? Allora, interessantissimo. Devo dire, per onestà intellettuale, che non ho esperienza diretta se non come... viaggiatore, quindi non come consulente nell'hotelleria di lusso, ma di sicuro l'ambito della sostenibilità, a maggior ragione per loro, è un elemento fondamentale, ma ci sono catene che hanno fatto, a volte per convenienza, a volte per reale convinzione, grandi programmi formativi e di pratica sulla sostenibilità nell'ambito della propria organizzazione. E quindi... assolutamente, è un tema strategico anche per loro. Non dimentichiamoci che un assunto quasi sempre dimenticato è fare sostenibilità non vuol dire diseconomia. Quando è ben progettata, la sostenibilità fa anche economia, quindi risparmi, investimenti di lungo, magari in energie rinnovabili, che poi impattano positivamente nell'ambito del conto economico. Quindi assolutamente sì. Mi chiedono se riesce a tornare indietro alla slide con i riferimenti bibliografici e così via. Ah, certo, eccoli qui. Grazie mille. Sono... E sempre Claudia chiedeva se hai qualche riferimento invece di libri, paper, case study, rispetto sempre all'hotelleria di lusso. Non in questo momento, ma se ci scrive a infostartinfor.it, senz'altro, possiamo dare una mano. Ho in mente un paio di catene che sono sicuro hanno fatto dei programmi molto interessanti e li posso segnalare senz'altro. info@startinfor.it oppure marco@startinfor.it. Alessandro ti chiede, cosa ne pensi delle piattaforme online per le prenotazioni? Quali verranno usate nel futuro e Booking continuerà a dominare il mercato o nasceranno nuove realtà, magari più locali? Che bella domanda. Cosa penso delle piattaforme? Allora, le piattaforme vendono visibilità, non vendono camere. E sono così potenti che schiacciano tutti verso una spirale negativa sul prezzo. È la loro strapotenza che è un problema, non il concetto in sé. Quindi credo che sia anche corretta una regolamentazione, un'attenzione, la ricerca di un equilibrio tra la canali normali e canali online. E credo che le piattaforme di oggi ci saranno anche domani, ma potrebbero nascerne di nuove, perché questa è una discontinuità. E nelle discontinuità nascono sempre nuove idee e poi in alcuni casi diventano nuove cose, nuovi modelli di business. Interessante l'accenno, se ho capito bene, a piattaforme locali, perché tra l'altro Jeremy Rifkin parla molto di regioni, quindi... un modello di concorrenza che è basato più a livello di territori che a livello globale e quindi dentro dinamiche di questo tipo, che oggi abbiamo veramente solo accennato in modo velocissimo, possono esserci, anzi ci saranno modelli di e-commerce di prossimità, perché lì ci sarà lo spazio per unire in esperienze ibride una componente digitale e una componente fisica. E quindi non è assolutamente escluso che ci possa essere piattaforme locali. Esattamente come in queste settimane sono esplose tutte le piattaforme locali di food, di prodotti, di delivery, perché sono locali e rispondono a un bisogno vero. Quando avremo meno ansia, il nostro bisogno sarà di nuovo socialità, cultura, economia, trasformazione e troveremo... o nelle nostre città o in prossimità, nuovi modi per rispondere.
Alice invece ti chiede, scusami, non Alice, Felice, ho fatto confusione con i nomi. Buongiorno, dal suo punto di vista, ritiene che applicazioni di AR possano fornire un surrogato di esperienza rispetto alla presenza diretta? Mi viene in mente l'esperienza museale. Sì, credo di sì. Beh, già ci sono già modelli di realtà aumentata appunto nel museale e non solo. E come accennavo prima, potrebbero esserci esperienze ibride dove la realtà aumentata trasferisce esperienze che io non posso fare in modo diretto perché magari l'accesso a un luogo, a una cantina, a un paesaggio, a un monumento, a un castello, a un borgo, mi è temporaneamente precluso, però non vado solo a vedermi, che so, il video del drone o il sito, il video. E potrebbe esserci lì qualcuno che in diretta mi fa vivere un'esperienza al posto mio, mentre io magari sono costretto, perché ovvio che vorrei essere là, a stare in una prossemica più sicura, in uno spazio definito, però magari intanto posso assaggiare il vino o mangiare il cibo che viene da quel territorio. Tutta un'esperienza, come dire, un esempio semplice. Potremmo moltiplicarlo per altri tipi di attività e di segmento. È ovvio che tutto dipenderà dalla nostra capacità di muoverci nello spazio. La densità, quindi il rapporto con le altre persone, dipende dallo spazio a cui avremo accesso. Se sarà come prima, questi elementi di cui parliamo saranno aggiuntivi. Se non sarà come prima, o sarà, come dicevo, un mondo a fisarmonica, cioè io sto a Milano e magari tra qualche settimana potremo girare di più nella provincia di Milano. Io non avrò grande voglia, però, magari di andare a Roma o a Napoli, non perché i luoghi non siano straordinari, ma per un nuovo senso di prudenza e di sicurezza che per un po' di tempo mi porterò dietro. Quindi componenti tecnologiche a complemento dell'esperienza di sicuro potrebbero avere spazio. Per rispondere anche io alla domanda di Felice, settimana scorsa, se non sbaglio, abbiamo avuto uno speech che parlava proprio di questo, per cui della tecnologia applicata alle realtà dei musei e così via, per cui se hai voglia di andartelo a vedere lo trovi sul nostro canale YouTube. Lo speaker era Franco Cavalleri, per cui se cerchi Rinascita Digitale Franco Cavalleri trovi lo speech. Ultimissima domanda, poi ti saluto. Quella di Laura che dice: purtroppo dalla mia esperienza sul territorio è estremamente difficile riuscire a trovare collaborazione e cooperazione. Io gestisco un agriturismo e ho tentato più volte di creare una rete con musei, enti, guide, eccetera, eccetera. Ma il risultato è che non c'è la volontà di muoversi o fare qualcosa insieme. Come può un singolo operatore riuscire a fare qualcosa se non ci sono le istituzioni a muoversi per primi? Allora, c'è un articolo sul nostro sito che dice proprio: ma chi deve investire sul territorio? Chi deve essere il leader? L'operatore pubblico o l'operatore privato? Ed è un loop. Non posso che empatizzare con questa testimonianza, con questo racconto, perché fare lavoro insieme è fatica. Per questo che non si fa, perché è fatica, ma è l'unico modo per avere una gittata di lungo periodo. Quindi ovviamente possiamo sentirci parallelamente in modo diretto, ci farà anzi molto piacere, scrivici che poi ci sentiamo al telefono in una call. E l'idea è passare da uno a pochi. Quindi se sei da sola è difficile, a meno che tu non abbia una capacità di leadership veramente importante. Ma quando si è in 4, 5 o in 2, 3 per iniziare, già si possono fare molte cose, si moltiplicano le risorse, si moltiplicano le relazioni. Si moltiplica l'entusiasmo, si moltiplica la voglia di fare. Stare da soli, capisco, è veramente difficile. Essere in tre è già un gruppo. Ti ringrazio Marco per i tuoi preziosi consigli, per essere stato qui e aver fatto parte anche tu di Rinascita Digitale. Ti auguro una buona continuazione e un buon lavoro.